Adesso dobbiamo vedere un altro paio di criteri. Allora, il criterio, dobbiamo prima vedere la dimostrazione del criterio di condensazione, poi ne vedremo un altro paio. Comunque, tutti i criteri che vedremo fanno riferimento in realtà a un unico criterio, che è il teorema del confronto. Infatti, quello ho chiamato teorema. Allora, dovevamo fare la dimostrazione del criterio di condensazione. Allora, vi ricordo, S con N era la somma per K che va da 0 a N degli A con K, noi sappiamo che la successione A con N è non crescente a 0. Vogliamo mostrare che S con N converge a S minore più infinito se solo se somma di 2 alla N A con 2 alla N è finito. Ok? Allora, innanzitutto osserviamo che il limite delle somme parziali è uguale a S e se e solo se il limite di una successione estratta delle somme parziali è uguale a S. Avevamo definito cos'è la successione estratta quando abbiamo parlato di massa e minima. In realtà questa cosa non è vera in generale, cioè se vi ricordate io posso avere una successione che non converge ma le somme parziali possono convergere, oppure una successione qua S può essere finita o infinita, non è che... però può darsi che due successioni estratte diverse facciano una cosa diversa e allora la successione di partenza non converge. In questo caso però non può essere così, perché se vi ricordate la successione di partenza era monotona, no? Allora il limite di questa successione coincide con l'estremo superiore, ma allora se l'estremo superiore lo faccio su una successione estratta viene esattamente la stessa quantità. Questo perché ogni S con N, se io fisso N, diciamo, mettiamo SK, fisso K, a un certo punto NG sarà minore o uguale di K, maggiore o uguale di K, quindi SNG sarà maggiore o uguale di SK, quindi l'estremo superiore fatto su questi sarà maggiore di SK per ogni K, e quindi sarà maggiore anche del limite, sarà maggiore anche di S. Il viceversa è banale perché questo è l'estremo superiore fatto su un insieme più grande. Se l'avete capito bene, se non l'avete capito non voglio entrare nei dettagli. Comunque, l'estremo superiore fatto sulla sottosuccessione in questo caso coincide perché la successione è monotona, non decrescente. Ok, quindi aggiungiamo: poiché S con N è monotona, non decrescente. Allora andiamo a considerare questa somma qui, somma per n che va da 0 a 2
alla J degli Agonè. Questa la chiamiamo S2 alla J. Allora guardate, questa qui quanto fa? Questa qui, scriviamo i termini per esteso. Qui c'è agon 0, poi c'è agon 1 più agon 2, poi c'è, ci metto una legatura per indicare quelli che poi vanno a considerare a coppia, a quadro, poi c'è agon 3 più agon 4. Allora facciamo così, più agon 5 più agon 6 più agon 7 più agon 8 più, poi l'ultimo gruppo quale sarà? Supponiamo che J sia grande, voglio cercare di illustrare le cose. Allora, l'ultimo gruppo sarà quello che inizia, che finisce da con 2 alla J. E dove deve iniziare? Vedete, l'ultima legatura dove finiva? Dove finisce? Qui cosa ci devo mettere? A con 2 alla J meno 1, cioè la metà. 8, 4, 2. Chiaro? Quindi qui ci metto A con 2 alla J meno 1 più 1 sotto, questo è l'indice. Questo è l'indice 2 alla J. E questo è l'indice la metà più 1. La metà di 2 alla J è 2 alla J meno 1 più 1. So che non è una forma particolarmente simpatica, ma è così. Allora, guardiamo un po'. Tutto questo come lo posso, per esempio, maggiorare? Vabbè. Allora, questo lo posso maggiorare come? A con 0 più A con 1 più A con 2, i primi tre li lascio stare. Andiamo a vedere dove ci sono le legature. Questo, entrambi questi termini sono minori di A con 2, minori uguali, perché i termini vanno a scendere. Quindi qua ci posso mettere 2 A con 2. Poi i successivi sono tutti più piccoli di A con 4 e sono 4, quindi qua ci metto 4 A con 4. Quando arrivo agli ultimi, cosa ci devo mettere? Quanti sono questi termini? Sono? Innanzitutto tutti più piccoli di questo qui, che era l'ultimo dei precedenti. Quello, questo qui era 2 alla J meno 1. A con 2 alla J meno 1. E quanti sono i termini? Esattamente 2 alla J meno 1, o no? D'altro canto, S2 alla J, io la posso anche scrivere maggiore o uguale di che cosa? Adesso, A con 0 più A con 1 più A con 2, lo lascio stare tale qua. Però adesso cosa ci metto? Ci metto questi due termini, così come erano entrambi minori uguali di A con 2,
sono entrambi maggiore o uguale di ago 4. Perché prima non ho preso ago 3, ho preso ago 2? Per prendere un termine, 15 fosse sempre la potenza di 2. Perché nel criterio di condensazione compaiono i termini, i 15 sono la potenza di 2. Allora, per prendere la potenza di 2, potevo maggiorare con ago 3, era pure una maggiorazione migliore, però ho preferito maggiorare con ago 3. Stavolta invece entrambi questi termini li voglio minorare con ago 4. Ago 4 è uguale a ago 4, quindi ce lo vediamo, perché maggiorazione e minorazione sono in senso debole. E ago 3 è più grande di ago 4, quindi qui ci posso mettere due volte ago 4. Poi ci posso mettere 4 volte ago 8. Poi ci metterò 8 volte ago 16. L'ultimo gruppo sarà come prima, sono 2 alla g meno 1, ma questa volta li minorerò con a con 2 alla g e non con a con 2 alla g meno 1. Vedete? Tutto questo gruppo qui lo maggioravo con 2 alla g meno 1 per questo, oppure lo posso minorare con 2 alla g meno 1 per l'ultimo. Perché 2 alla g meno 1 conta quanti sono, poi se ce ne metto uno che è più grande di tutti, vabbè, è chiaro che sto maggiorando. Se ce ne metto uno che è più piccolo di tutti, sto minorando. Allora andiamo a vedere cosa c'entra questo con allora chiamiamo t con j la somma per h che va da 0 a j 2 alla h a con indice 2 alla h. Era la somma parziale dell'altra serie, quella che compariva nel criterio di condensazione. Allora vediamo se compaiono i termini qua dentro. Allora, h uguale a 0, viene 1 a con 1, poi viene 2 a con 2, poi viene 4 a con 4, quindi a parte un paio di termini, quindi questo è minore uguale di a con 0 più a con 2, per come ho fatto le somme io così è venuto, più quello che io ho chiamato t con g meno 1. E mi ricordo che questo era S con l'indice 2 alla G. Vedete? Quando H uguale a 0 viene 1 A con 1 e ci sta. Poi viene 2 con 2 e ci sta. 4 con 4. Gli altri ci stanno tutti, solo questi due non ci stanno. Dall'altra parte non mi trovo questi, non mi trovo questi, perché qua mi viene 2 con 2 e qua c'ho 2 con 4, qua c'ho 4 con 4, ma qua c'ho 4 con 8. Però dividiamo per 2. Dividiamo per 2. Allora qua cosa mi viene? Vabbè, mi viene un mezzo a con 1, vabbè, lo tralascio, mi viene 1 a con 2 e ci sta. Poi mi viene 2 a con 4 e ci sta. E l'ultimo qual è? 2 alla g meno 1 a con 2 alla g, ci sta. Quindi che cos'è? Questa quantità è un mezzo a con 1, qua c'è a con 1, pure ci sta, quindi questo è maggiore di a con 0, poi tutti questi altri termini sono tutti più grandi di un mezzo t alla g, quindi un mezzo t con g. Quindi tutti i termini di un mezzo t con g qua ci stanno. T con G, però, stavolta, non T con G meno 1. Poi ci avanza un mezzo con 1 e A con 0.
vabbè, in mezzo a uno lo trascuro pure, questo più a con 0 è meno di quello, ma quello è almeno uguale di S2. Adesso io ho finito, consentitemi di cancellare una riga e di riscrivere più centrale questa coppia di disequazioni. Io cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che S con l'indice 2 alla J è minore uguale di A con 0 più A con 2 più P con J meno 1 da una parte, ed è maggiore o uguale di A con 0 più un mezzo P con J dall'altra parte. Allora, e questo vale per ogni J, diciamo, maggiore o uguale di 2, chi se ne importa, per, insomma, J è abbastanza grande, per scrivere almeno i primi. Ok, a questo punto andiamo a vedere. T con J è la somma della serie che ci serviva per fare il confronto con criteri di condensazione, cioè della somma. Noi diciamo che questa serie qua, non la somma parziale ma la serie, andava, divergeva se solo se la serie di questi qua divergeva. Allora, supponiamo che T con J diverga. Allora, se T con J diverge, un mezzo di T con J pure diverge, quindi S2 alla J diverge, e quindi S, questo converge a S, in poche parole, questo converge ad A con 0 più un mezzo T, questo converge a S perché è un'estratta di Sn, quindi J tende a infinito, ma 2 alla J tende a infinito, è un'estratta di N che tende a infinito, quindi converge sempre a S alla stessa cosa. E questa converge ad A con 0 più A con 2 più T, quindi vedete benissimo che se T è finito, vabbè, ci aggiungete due numeri, è ancora finito, allora S è ancora finito. Se T è più infinito, allora un mezzo T va sempre a più infinito, e allora S deve essere più infinito. Quindi non c'è possibilità che S abbia un comportamento diverso da T. Se S è finito, T è finito. Se S è infinito, T è infinito. Potete girarlo come vi pare. Quando siete passati a lì, avete ottenuto queste disuguaglianze. Queste disuguaglianze valgono anche se S oppure T sono più infinite, e quindi se è infinito l'uno è infinito l'altro, se è finito l'uno è finito l'altro. Quindi abbiamo dimostrato il criterio di condensazione. Vabbè, sembra poco, in realtà è tanto, perché adesso vedremo gli altri criteri che andremo a fare. Bah, sono un pelo forse più facili da dimostrare, ma neanche tanto più facili da dimostrare, però fanno il confronto con la cosa sbagliata, cioè quelli che sono il criterio del rapporto e il criterio dell'area efficiente faranno il confronto con le serie geometriche, quindi ci diranno che una serie sostanzialmente sarà, diciamo, a termine di segno costante, sarà convergente quando assomiglia, o almeno la posso maggiorare da un certo punto in poi, con una serie geometrica di ragione minore di 2. Però vedremo che il criterio del rapporto e il criterio della radice, nel caso della serie armonica generalizzata, falliscono entrambi. Falliscono in che senso? Non che mi dicono che diverge. Infatti quello mica si diverge sempre, diverge solo quando è, quando alfa è meno uguale di 1. Falliscono nel senso che non mi danno nessuna informazione. In poche parole, una serie geometrica è facile da analizzare. Una serie che assomiglia alla serie geometrica in qualche modo sarà facile da analizzare. Quindi il criterio del rapporto, il criterio della radice, che sono quelli che stiamo per enunciare e dimostrare, saranno cose che mi diranno che convergono delle serie che più o meno già lo so che convergono. È solo un problema formale di dimostrare, è come il teorema dell'ordine, sostanzialmente. Mi dice formalmente, mi dimostra formalmente in maniera corretta che diciamo, quando fa un certo limite, o che un certo limite fa più infinito, ma quando sostanzialmente già lo so, e alla x su x lo so che va infinito. Posso avere problemi a dimostrarlo, ma lo so che va infinito. Per x che tende a più infinito. Quindi
Invece il criterio di condensazione è un po' meglio. È un po' meglio perché non confronta i termini della serie con i termini di un'altra serie di riferimento, ma li confronta con i termini della stessa serie. Semplicemente ne prende uno ogni tanto e lo pesa. Ok? E abbiamo visto che tramite il criterio di condensazione noi sappiamo che la serie armonica generalizzata converge quando alfa è maggiore di 1. Questa informazione è pesante, nel senso che io adesso, una volta che so, per esempio, che somma di 1 su n quadro converge, ogni volta che incontrerò una serie i cui termini si possono maggiorare con 1 su n quadro, converge pure quello. Anche se la posso maggiorare con 1 su n alla 3 mezzi. È chiaro? Va bene, allora andiamo intanto a dimostrare il criterio del rapporto e il criterio della radice. Enunciamo e dimostriamo. Cominciamo con il criterio del rapporto. Allora, supponiamo di avere una serie a termini stavolta di segno positivo. Per ogni n. Allora, se il massimo limite a con n più 1 fratto a con n è uguale a n minore di 1, allora la serie di a con n Se invece il minimo limite di a con n più 1 fratto a con n è uguale a n maggiore di 1, allora la serie diventa. Ogni altra situazione non mi serve a niente, cioè bisogna vedere. Pensate al caso del limite: se c'è il limite con g con massimo limite e minimo limite, se il limite di questo rapporto è minore di 1, la serie converge. Se il limite del rapporto è maggiore di 1, la serie converge. L'ho scritto così perché certe volte trovare il limite, magari il limite non c'è, però so che in questo caso il massimo limite comunque è minore di 1 e quindi lo stesso la deve convergere. È un po' più generale, niente di più. Se vi dà fastidio massimo limite e minimo limite, pensate che qui ci sia scritto limite, ok? Tanto le proprietà che useremo saranno le proprietà del massimo limite e minimo limite, che saranno volute in ogni caso anche da lì. Quindi se pensate che sia scritto limite, la dimostrazione funzionerà. Il problema sarà quando il limite fa 1. Sto criterio non applicate né la prima parte né la seconda parte. Quindi se quel limite fa 1, la risposta è boh, sto come stavo prima, sto, non lo so. Ma se fa 1 vuol dire che non è neanche una
Perché? Allora, somma di 1 su n, 1 su n all'alfa, mettiamo direttamente 1 su n all'alfa. Allora, a con n più 1 è uguale a 1 fratto n più 1 all'alfa. A con n è uguale a 1 fratto n all'alfa. A con n più 1 fratto a con n uguale n fratto n più 1 all'alfa. Quando n tende a infinito, alfa è un numero fisso, un esponente fisso, questo tende a 1 e quindi tende a 1, che è esattamente il caso che non volevamo capitasse, perché in questo caso non ci dice proprio niente. Quindi questa sulla serie armonica generalizzata, questo criterio non ci dice niente. Se invece io faccio, per capirci, proviamo quest'altro caso: somma per n che va da 1 a infinito n quadro fratto 2 alla n. Adesso questa è una serie impicciosa, perché ci sta n quadro, ci sta 2 alla n quadro cresce, 2 alla n cresce sotto, quindi non si capisce. Ma si capisce, perché chi comanda qua? N quadro 2 alla n? 2 alla n, questa assomiglia a 1 su 2 alla n, quindi sarà convergente moralmente. Poi però bisogna dimostrare. Allora, se fai adesso a con n più 1, a con n più 1 uguale a n più 1 quadro fratto 2 alla n più 1, a con n è quello che sta scritto là, quindi a con n più 1 fratto a con n è uguale a n più 1 fratto n quadro per un mezzo, perché 2 alla n fratto 2 alla n più 1 fa un mezzo. Ma a questo punto, quando n tende a infinito, proprio perché questo qui è un rapporto di, diciamo, due polinomi che tende a 1, al quadrato tende sempre a 1, per un mezzo tende a un mezzo. Ma allora siamo proprio nel caso in cui il limite fa è minore di 1, quindi la serie converge. Allora, questo mi ha risolto un problema formale, perché io questa qua avevo difficoltà a dimostrare che era convergente, anche se lo sapevo, ma non sostanziale. Cioè, nel senso, quando le cose sono fini, il criterio non serve a nulla. Quindi serve a dire che questa serie converge, ma non mi serve a dire se questa serie converge. Qua il criterio del rapporto non mi dice proprio niente. È chiaro? Allora facciamo la dimostrazione. Andiamo a fare la dimostrazione. La dimostrazione dimostro solo la prima, la seconda va bene. Dimostrazione. Se quel rapporto è tende a n meno di 1, io so allora sia epsilon maggiore di 0 tale che n più epsilon sia ancora meno di 1. N è un numero minore di 1. Io so che esiste un indice n tale che se n è più grande di n, a con n più 1 fratto a con n è minore di l più epsilon. Quindi cominciamo a scrivere che a con n più 1 fratto a con n è minore di l più epsilon, quindi vuol dire a con n più 1 minore di a con n per l più epsilon. Poi a con n più 2 è minore di l più epsilon similmente per a con n più 1, e ricordandosi la disuguaglianza di sopra, questo è minore di l più epsilon quadro per a con n. In generale a con l'indice n più h sarà minore di L più epsilon alla H per A con N, applicando questa disuguaglianza più volte induttivamente. A questo punto la somma per N che va da 0 a infinito degli A con N è uguale alla somma per N che va da 0 a N-1 degli A con N, che è la somma, una somma parziale, più la somma per n che va da n
a infinito degli agonemmi. Ma questa somma la posso riscrivere, la prima la lascio stare, somma per n che va da 0 a n-1 degli agonemmi, la seconda la scrivo come la somma per h che va da 0 a infinito di a con l'indice n più h. Guardate che sono gli stessi termini, perché quando h uguale a 0 viene a con n, qua partiva da a con n, quando h viene uguale a 1 viene a con n più 1, quando n è uguale, il successivo era a con n più 1 e così via. Ma a questo punto io posso scrivere minore uguale, io cancello e riscrivo perché non mi passo spazio davanti, voi scrivete sul quaderno. Qua ci posso mettere a con n per l più epsilon alla h, ho maggiorato con questa disuguaglianza qui, ma una volta che ho maggiorato con questa disuguaglianza qui è finito, perché questo è un numero, questa che cos'è? È una serie, a con n si porta fuori, è una serie convergente, perché la ragione è minore, quindi questo è minore. Ok? Quindi avevamo una serie a termini di segno costante, o almeno da un certo punto in poi di segno costante, vale lo stesso il teorema, fate caso, facciamo il rapporto, se questo, il massimo limite del rapporto è minore di 1, la serie converge. Se il minorile del rapporto è maggiore di 1, la serie diventa, in tutti gli altri casi non posso dire, vi posso fare degli esempi che non posso dire niente. Ok? Ok, allora, questo è un criterio. Vediamo l'altro criterio, assomiglia molto a questo, però allora, criterio della radice, allora, le ipotesi sono quasi le stesse, un po' meno forti, perché non avrò bisogno di fare un rapporto, quindi non ho bisogno che a con n sia maggiore o uguale di 0, e anche le, quindi le ipotesi saranno un po' più deboli, le conclusioni invece saranno un po' più forti, ma è roba veramente minimale. Allora, quindi abbiamo una serie a termini di segno costante soltanto maggiore o uguale di 0, non c'è bisogno che siano diversi da 0. Allora vado a fare il massimo limite della radice ennesima degli agonemmi. Allora, questo massimo limite, se è uguale a L maggiore di 1, la serie, stavolta il massimo limite, quindi non è il minimo limite, quella della conclusione là è una conclusione più forte. Se questo è maggiore di 1, la serie diverge positivamente, perché è la serie. Se L è minore di 1, la serie, quindi faccio il massimo limite della radice ennesima di agonemmi, se viene maggiore di 1 la serie diverge, se viene minore di 1 la serie converge. Ovviamente se facevo il limite, se esisteva il limite era la stessa cosa, cioè in particolare il limite con G era un massimo limite. Però questo è più fine, perché anche se il limite non c'è, basta che guardo quel massimo limite e stavolta guardando solo quel numero, quindi non devo calcolare come veniva il massimo limite e il minimo limite, la serie, posso dire se la serie converge. Allora facciamo una dimostrazione, cominciamo col caso che il massimo limite sia maggiore di 1. Supponiamo che L, cioè il massimo limite,
la dice Ennesimo, diaconene si mangia di U. Allora, sia epsilon pare che L meno epsilon è ancora maggiore di 1. Se scelgo epsilon abbastanza piccolo, questa è la maggiore di 1, ci tolgo una quantità abbastanza piccola in maniera tale che questo rimanga maggiore. Allora, quali sono le proprietà del massimo limite? Se il massimo limite è maggiore di 1, cioè scusate, se L meno epsilon è maggiore di 1, io so che comunque frequentemente la successione, quindi esistono infiniti indici A con n, diciamo n, tale che A con n è maggiore di L meno epsilon, che è maggiore di 1. Questo cosa mi dice? Che infinite volte la successione è maggiore di 1. Questo vuol dire che A con n non tende a 0. Se la successione tende a 0 è definitivamente meno di 1. Ma quindi il termine non è infinitesimo. Se non è infinitesimo vuol dire, questa è una condizione necessaria affinché la serie convergesse e quindi la serie divergesse. È una serie a termini di segno costante, o converge o diverge così. Non può convergere perché il termine generico non è infinitesimo. Invece prima non potevamo dirlo. Prima cosa poteva succedere? Poteva succedere che, per esempio, una volta divido per 4, una volta moltiplico per 2, una volta divido per 4, una volta moltiplico per 2. Allora parto da 1, un quarto, un mezzo, un ottavo, un quarto. Se andate a vedere, questo si può maggiorare con una serie geometrica convergente. Se andate a fare il massimo limite dei rapporti viene 2, il minimo limite dei rapporti viene un quarto. E quindi diciamo, insomma, è un esempio un pochino più sofisticato, ma nel caso precedente devo guardare da una parte il massimo limite e dall'altra parte il minimo limite, se no le cose non funzionano. Invece stavolta basta che guardo questo massimo limite. Se questo massimo limite è maggiore di 1, vedete che ogni tanto, infinite volte, cioè ogni tanto, frequentemente, cioè infinite volte, A con n maggiore di 1, che vuol dire? È che A con n non può tendere a 0. Se un'estratta non tende, diciamo, è maggiore di 1, A con n non può tendere a 0, e quindi la serie deve divergere. Adesso cancello e faccio, posso farlo qua la dimostrazione dell'altro pezzo. Se invece L stavolta è minore di 1, allora esiste epsilon maggiore di 0, tale che come prima L più epsilon è minore di 1, quindi esiste un indice ni tale che se n è più grande di ni, la radice ennesima di A con n è minore di L più epsilon. Beh, qua è ancora più facile, perché questa disuguaglianza vuol dire che A con n è minore di L più epsilon alla n. Se questo è minore di L più epsilon, questo è minore di L più epsilon alla n. Quindi la somma per n che va da 0 a infinito degli A con n, la posso scrivere la somma per n che va da 0 a n degli A con n, o a n meno 1, più la somma per n che va da n a più infinito degli A con n. Ma la seconda la posso maggiorare con, vabbè, la prima la lascio stare da fino a n meno 1, scusate. La seconda posso fare la somma per n che va da n a infinito di L più epsilon alla n, ho maggiorato. Questa è un numero, questa è una serie geometrica convergente perché la ragione è meno di 1, quindi tutto converge. Quindi, come vedete, la dimostrazione funziona perfettamente. Peccato che anche in questo caso, se vado a considerare A con n uguale 1 su n alla alfa, allora la radice ennesima di 1 su n alla alfa è uguale a 1 sulla radice ennesima di n tutto elevato alla alfa,
per n che tende a infinito questo tende a 1, la licenza di n tende a 1, 1 su 1 va a 1, 1 va a 1. Quindi nella serie armonica generalizzata tutto questo ambaradà non serve a niente, tutto questo criterio del rapporto di fedele alla radice non serve a niente, ok? Non abbiamo finito, oggi voglio finire queste serie a termine di segno costante, insomma, non proprio perché ci sta ancora qualche cosa lì, ma questo discorso dei criteri lo voglio finire. Quindi adesso voglio andare a fare una specie di analisi fine. Allora, prima di fare questa analisi fine, mettiamo un attimo dei paletti. Allora, parliamo per comodità di due serie. A termini positivi, per comodità, perché vogliamo fare i rapporti. Allora diremo che A con N si comporta come B con N se e solo se, per definizione, diciamo questo circonflesso, se e solo se il limite del rapporto è uguale a una costante lambda positiva, lambda numero reale, non più infinito, quindi deve essere un numero reale ma positivo. Allora in questo caso, cioè se il rapporto, allora le serie sono a termini di segno positivo e i rapporti tendono a lambda positivo, numero finito ma positivo, allora le due serie hanno lo stesso comportamento, converge l'una, converge l'altra, diverge l'una, diverge l'altra. Oh, vedremo che se le serie poi sono a termini di segno qualunque, questo non è vero, la conclusione non è vera. Perché? Perché da un certo punto in poi, per n maggiore o uguale di n, a con n sarà compreso tra l, a con n su b con n sarà compreso tra l mezzi e 2, tra lambda mezzi e 2 lambda. Esiste n tale che se n è maggiore o uguale di n succede questo. O no? Se va a lambda, da un certo punto in poi deve essere compreso tra lambda mezzi e 2 lambda, lambda meno x, lambda più x. Poi ho messo lambda mezzi e 2 lambda per comodità. Lambda mezzi è minore di lambda, 2 lambda è maggiore di lambda. Ma dire questo è come dire questo. Adesso se andate a fare la serie, dice, ma quale serie? Da n in poi, vabbè, ma tanto le serie hanno lo stesso comportamento del loro resto di n, quindi da n in poi va bene per stimare il comportamento, non va bene per stimare la somma, ma il comportamento sì. Allora vedete, se converge la serie di questi, converge la serie di questi, se converge la serie di questi, converge la serie di questi, ma le costanti si possono portare fuori e semplificare, sono positive, quindi se converge l'una, converge l'altra. Se diverge l'una, diverge pure l'altra. Quindi, quando A con N e B con N si comportano allo stesso modo, tranne per il fatto che il rapporto tende alla costante positiva, e A con N e B con N sono positivi, possiamo sicuramente, diciamo, dire che le due serie hanno lo stesso comportamento. Cioè, per capirci, se io scrivo somma per N che va da 1 a infinito di arco tangente di n fratto n, questa si comporta come somma per n che va da 1 a infinito pi greco fratto 2n, perché per n che va infinito arco tangente di n va pi greco mezzi. Allora se divido pi greco mezzi, n rimane n, vedete, se faccio il rapporto di arco tangente di n fratto pi greco mezzi che tende a 1, e questa qui pi greco mezzi lo porto fuori, lo posso pure togliere perché è una costante positiva, questa qui so che diverge, allora diverge questo, diverge questo. È chiaro?
Quindi, quando c'è roba che va alla costante, positiva, si, nelle serie a termine di segno positivo si può trascurare. È come se la prendesse e la portasse fuori. Qua il pi greco mezzi lo prendo e lo porto fuori, altera la somma, ma non altera la finitezza della serie. O la serie converge, o diverge. Se converge con pi greco mezzi, converge pure senza pi greco mezzi. Se diverge con pi greco mezzi, diverge pure senza pi greco mezzi. È chiaro? Ok. Va bene, quindi questa è una prima cosa. Adesso andiamo a vedere. Noi abbiamo visto come confronto somma di A alla n, n 0 all'infinito, A maggiore di 1, sappiamo che questo diverge. Poi prendiamo somma di 1 su n alla A, alfa minore uguale di 1, pure questo diverge. Questo qua. Poi somma di 1 su n all'alfa, alfa maggiore di 1, questo converge. Poi somma di a alla n se a è minore di 1. Faccio sempre il caso di termini di segno positivo, quindi non voglio mettere in mezzo altre cose. Questa qua converge. Perché ho fatto questi quattro esempi? Perché meglio dire separatamente, questo va all'infinito, questo. Allora, questa diverge, ma diverge di parecchio. Qua il termine non va neanche a zero. Ok? Addirittura esponenzialmente, o diciamo, anche se A è uguale a 1, il termine è costantemente uguale a 1, oppure addirittura se ne va esponenzialmente a più infinito, già il termine. E quindi la serie delle termini, meglio ancora diverge. Questa, il termine è infinitesimo, ma è infinitesimo in modo polinomiale e l'esponente non lo fa scendere abbastanza in maniera tale il termine è infinitesimo, ma la somma di tutti i termini va infinito. Quindi io posso vedere, posso sommare cose che vanno a zero, ma sommando cose infinite, quello è zero per infinito, no? Quindi sommando questi dati infinitesimi non sono abbastanza infinitesimi da far convergere la serie. Questi sono più infinitesimi e la serie converge. Questi sono molto più infinitesimi perché tendono a zero esponenzialmente. Una cosa che tende a zero esponenzialmente tende sicuramente a zero più velocemente di ogni cosa polino. Quindi questa geometrica è chiaro che converge se uno di queste converge. Queste convergono per alfa maggiore di 1. Come dire, abbiamo dei comportamenti, il comportamento critico, quello fine, dov'è? 1 su n. Allora, qua c'ho, vabbè, dice, ma allora hai detto tutto. Meglio di questo che vuoi? Ebbene, no, io potrei pensare a qualcosa che scende a zero più velocemente di 1 su n, ma meno velocemente di 1 su n all'alfa per ogni alfa maggiore di 1. Uno dice, ma dove? Ma quando? E invece sì. Cosa possiamo fare? Proviamo a fare questa. Somma per n che va da 2 a infinito di 1 su n log n. 2 perché se ci metto 1, log n di 1 viene 0, non posso dire. Questa è una serie a termini di segno così. Questa qua mo che fa? Dove la vado a collocare? Allora, io posso dire che 1 su n logaritmo di n, posso dire che è certamente minore di 1 su n, almeno se n è da 3 in poi, perché da 3 in poi logaritmo di 3 è maggiore di 1. Quindi questa è più piccola di questa. Però è anche maggiore di 1 su n alla alfa. Per ogni alfa maggiore di 1. Il tutto è da un certo punto in poi, diciamo definitivamente.
definitivamente valgono queste due disuguaglianze. Diciamo, alfa è fissato maggiore di 1, perché se no, se io faccio cambiare alfa, mi varia il l'indice n da qui, dal quale in poi queste disuguaglianze sono varie. Quindi supponiamo di aver fissato alfa maggiore di 1 e io ottengo queste due disuguaglianze, almeno a un certo punto. Allora, uno cosa può dire? Può dire, vabbè, allora applichi i criteri di confronto, ma vediamo quella convergenza. Allora, questa, quando vado a fare la serie di queste, che fa? State tutti collegati? Connessi qua? No. Converge. Questa qua diverge. È la serie armonica generalizzata. È serie armonica e basta. E diverge. E questa? Alfa è maggiore di 1. Converge. E questa? Oh, è esattamente il caso in cui il anche il confronto non ci dice niente, perché è più grande di una roba che converge ed è minore di una roba che diverge. Che ne so? Che ne so? Qual è la soluzione di tutto? Condensazione. Proviamo a applicare la condensazione. Allora, proviamo ad applicare il criterio di condensazione. Allora, questa converge, quindi si comporta allo stesso modo di somma per m alla 2 in b. Allora, qua ci devo mettere 2 alla n, qua ci devo mettere, al posto di n prima ci devo mettere 2 alla n, quindi qua ci devo mettere 2 alla n al posto di n, e poi qua ci devo mettere logaritmo di 2 alla n. E quanto fa? 6? Allora, questo è questo. Logaritmo di 2 elevato a n quanto fa? Logaritmo di a alla b quanto fa? B per logaritmo. Che fa questa serie? Un'altra O. È sempre armonico, questa è la costante, la porti fuori, 1 su n. A. A questo punto uno si ingolosisce e dice, ma e se qua ci metto un esponente beta? Devo metterci questo alla beta. Beta logaritmo di 2 alla beta, tanto questa è una costante, non conta niente. Dipende. Se solo se beta maggiore di 1. La costante della cancella di questa è così, comporta con una serie armonica generalizzata. Quindi, scusate, qua ci voleva beta pure qua. Quindi, somma di 1 su n logaritmo di n alla beta converge se solo se beta è maggiore di 1. È una specie, quindi se ci metto beta uguale a 1, abbiamo visto, non converge. Se ci metto beta maggiore di 1, converge. Secondo voi quale sarà il passo successivo? Vi giuro che negli esercizi arriviamo massimo qua. Non lo so. Però il passo successivo quale sarà?
era questo 1 su n log n log n alla alfa. Ah, questo per n che va da n0 a infinito, n0 abbastanza grande che sono tutti positivi. Quindi cosa posso fare di peggio di questo? Posso prendere n log n e ci aggiungo un altro infinito sotto, ma più leggero di log n, log log n alla. Questa qua secondo voi quando convergerà? Se solo se alfa maggiore di 1. Potete ripetere questa cosa quante volte volete, ovviamente ogni volta applicate il criterio di compensazione per trovare. Quindi, allora, per ricordarsi sta cosa, io uso una metafora. Uso una metafora. Voi avete una bilancia con due piatti. Ok, qua c'avete un oggetto. E qua volete pesare, l'oggetto sarebbe l'esponente di n. E lo volete pesare. L'unità la chiamo mattoni, quell'alfa, no? Primo alfa, quello che pesava l'esponente della serie armonica generalizzata. Lo stiamo pesando in mattoni. Allora io vedo che se ci metto un mattone, allora finché la bilancia non si abbassa, la serie non converge. Allora se ci metto un mattone, vedo che la bilancia sta, ci metto un mattone più una scarda di mattone, pezzetto di mattone, più un po' più di un mattone, boh, si abbassa, boh, vuol dire la serie. Quindi per far convergere la serie ci vuole un po' più di un mattone. Allora io vedo un mattone e un pezzetto di mattone la fa convergere. Un mattone da solo non ci basta, però vedo che vacilla, però non si abbassa, quindi la serie diverge. Allora l'idea sarebbe: c'è qualcosa che ha comunque una risoluzione più fine di un mattone, di una qualunque scarda, una cosa più leggera di qualunque scarda di mattone. Allora io uso una piuma. Allora, una piuma è più leggera di qualunque pezzo di mattone, una piuma senza la parte. Per quando sì, per quando lo vuoi tagliare piccolo il pezzetto di mattone pesa sempre più della piuma. Allora vado in un'altra risoluzione, vado a piuma. Un mattone, adesso un mattone è una piuma, la serie non convergere. Un mattone è due piume, si abbassa e la serie non convergere. Allora, ci sarà qualcosa di più leggero di una piuma? Capito? Allora vado a capire, no? Io la piuma per quando sia ce l'ha. Innumerevoli. Allora, un mattone, una piuma e un capello non convergono. Un mattone, una piuma e due capelli convergono. E sarebbero, il mattone sarebbe l'esponente di n, la piuma sarebbe l'esponente di logaritmo n, il capello sarebbe l'esponente di logaritmo n. Chiaro? E posso ripetere la metafora 4, 5, 6 volte. Ma basta. Ho finito, capello, micro, cobattetto, capello, granello di polvere, batteri, poi è finito. Il mondo in realtà è discreto. Vabbè, però diciamo dal punto di vista degli argonelli, questo significa che abbiamo sempre dei casi critici in mezzo a quelli che pensiamo essere. Cioè c'è n logaritmo n, n logaritmo n logaritmo logaritmo n, logaritmo n logaritmo logaritmo n, logaritmo 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 n. E nessuno di questi fa convergere. Uno fratto, se prendo con n, guarda, uno fratto questo qua,
la serie non convergerà. Ci vuole sempre che l'ultimo esponente sia maggiore. Ovviamente. Non si riesce ad apparare. No, non c'è un criterio che una serie è tale che quella converge se solo se che faccia la spartiacque, non c'è. Non c'è puoi sempre raffinare la situazione. Quindi, vabbè, a quel punto insomma, abbiamo capito come funziona, però ci accontentiamo delle nostre misure grossolane. In quasi tutti i casi ci sarà da vedere soltanto se l'esponente di n qua sotto. In qualche caso di compare il logaritmo ci sarà da vedere l'esponente logaritmo. Per esempio, termini di segno costante. Se invece i termini non saranno di segno costante, bisogna fare altri ragionamenti. Ok? Vabbè. Sostanzialmente con le serie a termini di segno costante abbiamo finito. Dovremmo vedere delle proprietà, cioè associatività, beh, quelle le vedremo più in generale per le serie in generale, poi vedremo che commutatività per esempio a termini di segno costante per esempio vale, per quella a termini di segno non costante in generale no, ok? Vale, varrà solo se le serie sarà assolutamente convergente. Questo lo vedremo più in là. Per come criteri altre cose, qua sulle serie a termini di segno costante dobbiamo fare soltanto esercizio. Abbiamo fatto la teoria, adesso dobbiamo fare.